Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. Questo 2020 così drammatico dopo Diego Armando Maradona ci lascia un altro grande del calcio mondiale, il pratese Paolo Rossi, quel Pablito capocannoniere e artefice della vittoria al Mondiale in Spagna del 1982. Questa è un'altra tragedia grossa perché ci ha fatto vivere un momento magico. Nell'82 era uno spettacolo vederlo giocare. Purtroppo questo nostro campione è smarrito in un attimo. Rossi, gol! Rossi! L'Italia in vantaggio, Rossi! Ha dato, come dire, ha dato lustro al calcio italiano, nel senso, ha dimostrato, pur essendo come fisicamente anche modesto, era un grande, come dire, aveva il colpo, come dire, colpo d'occhio. Capocannoniere, sì. E io ci avevo scommesso che segnava e ha segnato. Ci sono rimasto molto male, ma quasi ho pianto, perché era veramente un simbolo della rinascita dell'Italia, perché era tanti anni che non vinceva più nulla. Nell'82 ci ha fatto piangere di gioia. E ora in un altro modo. È un dispiacere, Pablito, è un dispiacere, però... finirà anche questo 2020, eh? Speriamo. Dispiace più che altro perché è uno che ha bastonato la Germania e quello ci ha dato una soddisfazione incredibile. Cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi. È un dispiacere grande, grande, perché è stato un mito di quegli anni e il ricordo vive sempre e non morirà mai.